siamo qui con Daniele Reggio, il nostro capitano, e con il direttore sportivo del Torino. Partita palpitante di emozioni, voglio sapere come l'avete vissuta e qual è stata la chiave. Comincio io per dovere di ospitalità. Naturalmente siamo stati emozionatissimi anche noi, perché partite del genere se ne vedono poche durante l'anno. Siamo venuti con uno spirito di umiltà, sapendo benissimo che Parma esprimeva dei valori tecnici superiori, ed è stata una vera sorpresa essere in vantaggio fino all'ultimo minuto. Per cui siamo comunque orgogliosi della prestazione fatta, siccome non abbiamo ambizione di classifica se non quella di mantenere alto l'orgoglio di squadra, credo che con la prestazione di oggi, ragazzi, ci siano ampiamente riusciti. Difatti ci vedete tutti sereni, allegri, convinti di aver fatto una gran bella partita, e penso che la riprova sia l'entusiasmo del pubblico, che ha partecipato in modo molto caloroso. Buonasera a tutti. Allora, è stata una partita che inaspettata, merito a loro che ci hanno dato dentro, ci hanno limitato le nostre giocate. Niente, ci rimproveriamo che era una partita da dove dovevamo allenarci per la settimana prossima, che abbiamo lo scontro con Genova per il secondo posto. Niente, abbiamo una settimana per preparare questa partita e cercheremo di preparare al meglio. Complimenti a loro. È stato bello vedere il pubblico che ha partecipato fino all'ultimo, tanta gente. Speriamo che, dato che questa era l'ultima partita in casa, il prossimo anno ci sia ancora di più questo entusiasmo e questa voglia di venire a vedere questo sport, che purtroppo non ha la visibilità che si merita.